Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo come al solito che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi voglio parlarvi di un caso avvenuto nel 2003, quando Jamie Safran, una violoncellista di 57 anni e madre di 3 figli, scompare senza lasciare traccia il 22 gennaio del 2003. Ma prima di parlare della sparizione di questa donna, facciamo come al solito un passo indietro. Chi è Janine? Nasce a New York il 10 novembre del 1945 e cresce nel Queens. Crescendo vive e si sposta in Ohio, nel Vermont e in California. Incontra Chet Stephen, il suo primo marito, a San Francisco. Tra i due scatta letteralmente la scintilla, è amore a prima vista. Quindi la coppia si sposa nel 1976. È così che Janine e Chet si stabiliscono nel Vermont, dove mettono al mondo 3 figli. Christopher, Darren e Robin. Gestiscono insieme uno studio fotografico commerciale fino a quando decidono di trasferirsi nuovamente, questa volta a Charlotte, nel North Carolina. Qui il marito di Janine, Chet, viene a mancare nel 1995 a causa di un disturbo cardiaco. Janine, dopo aver affrontato e superato il lutto, decide di cambiare vita. I suoi figli ormai sono grandi. Così si trasferisce a Durham, resta sempre nella Carolina del Nord, dove inizia a lavorare come violoncellista con la Durham Symphony. La donna suona il violoncello e gestisce il sito internet della sinfonia. Poi arriva il 1999. E Janine trova di nuovo l'amore. In chiesa incontra Robert Patrick, un informatico. Tra i due, di nuovo, è amore a prima vista. Rob dice di essere divorziato, quindi la coppia decide di sposarsi nel 2001. Il 22 gennaio del 2003, Robert Patrick denuncia la scomparsa di sua moglie alla polizia verso le 3:13 di notte. Sostiene di averla vista l'ultima volta intorno alle 18:30 del giorno precedente, quando è andata al Durham Art Council proprio per fare le prove. Dopo essere andata alle prove, non è più rientrata a casa. Dunque, cos'è successo a Janine? È stata rapinata? Aggredita? Uccisa? Questi sono quesiti che ovviamente devono risolvere le autorità. Ed è così che il detective Terry Michaels inizia a seguire il caso. Ne scaturisce quindi una ricerca rigorosa e qualche ora dopo, in effetti, la macchina di Janine salta fuori. È posteggiata in un parcheggio sotterraneo, proprio di fronte al Durham Arts Council. Così le autorità partono da quell'auto parcheggiata. La aprono e cercano prove, segni di colluttazione, sangue, un'arma. Qualsiasi cosa possa far pensare a una rapina. Il punto è che tutto, fuori e dentro il veicolo di Janine, sembra essere perfettamente in ordine. Non ci sono segni nel parcheggio che lasciano supporre ci fosse stata una rapina e un'aggressione da parte di un malintenzionato. Le autorità non trovano alcuna traccia di sangue, non trovano bossoli. Nessuno dei vetri della macchina è infranto. La macchina non presenta segni di frazione. Inoltre, alcuni effetti personali di Janine sono ancora all'interno di quell'auto. Tra i suoi effetti personali non manca il violoncello, che di certo non vale 4 dollari, anzi ne vale migliaia. Questo dimostra che se avessero voluto rubare qualcosa, quel violoncello di certo non l'avrebbero lasciato lì. Insomma, anche l'ultimo dei ladruncoli l'avrebbe preso, quel violoncello. Nonostante ciò, nulla esclude che Janine possa essere stata sequestrata. Così gli agenti si affrettano, parlano con gli addetti del parcheggio e con i commercianti della zona. Cercano tutte le attività che possiedono telecamera a circuito chiuso. Forse Janine, prima di sparire, è stata ripresa da quelle telecamere. Le autorità controllano, ma purtroppo di Janine non c'è traccia. Sembra sia letteralmente svanita nel nulla. Gli agenti arrivano ad una conclusione. Niente fa pensare ad un sequestro di persona o ad un atto di violenza. L'investigatore Terry Michaels continua a lavorare sul caso. A questo punto si chiede se è possibile ci sia una semplice e innocua spiegazione per la scomparsa di Janine, che sia un allontanamento volontario. Molto spesso nei casi di persone scomparse il soggetto desidera semplicemente essere lasciato solo. Si ferma in qualche posto a pensare, ad analizzare le proprie emozioni, poi semplicemente ritorna a casa dopo un periodo relativamente breve. Si parla ovviamente di mezza giornata, massimo una giornata. È così che l'investigatore si interroga su questa possibilità. Magari Janine è stressata, magari è andata da un'amica per confidarsi con lei, il suo matrimonio forse è in crisi e lei vorrebbe lasciare suo marito? C'è qualche problema a lavoro? Le opzioni in gioco sono davvero parecchie. Tuttavia, nulla fa pensare che Janine si sia allontanata da quel parcheggio con le sue gambe. Non ci sono telecamere che la inquadrano allontanarsi, né ci sono testimoni che ammettono di averla vista. Però qui c'è una cosa strana. Sembra che Janine non possa essersi allontanata dal parcheggio soltanto perché nessuno l'aveva vista. In realtà, le telecamere non mentono, e se la donna fosse uscita a piedi da quel parcheggio, almeno
Una telecamera di sorveglianza l'avrebbe ripresa. A questo punto Terry Michaels va direttamente a parlare con il marito di Janine, ossia Robert Patrick. Fa all'uomo più domande possibili sulla vita di Janine. Qual era la chiesa che era solita frequentare? Quali erano i suoi amici? Era possibile si fosse allontanata volontariamente? Il loro matrimonio andava bene oppure aveva qualche problemino? Robert sostiene di aver provato a contattare tutti gli amici di Janine, uno per uno, ma nessuno gli ha dato una risposta positiva. A detta sua, il loro rapporto è sempre stato stabile e solido. Il detective a questo punto chiede a Robert qual era lo stato d'animo di sua moglie nei giorni prima di sparire. Si chiede se per caso Janine soffra di qualche disturbo, forse depressa? Si è rivolta per caso ad un medico? Assume dei farmaci per questa depressione? Robert effettivamente ammette che sua moglie era depressa. Alternava momenti positivi a momenti totalmente negativi. E proprio nel periodo prima di sparire, la donna stava visibilmente male. Da almeno una settimana Janine non usciva di casa. Mai. Non rispondeva al telefono. Neanche quando i suoi figli, Christopher, Robin e Darren, la chiamavano se la sentiva di rispondere. Robert dice al detective che di sicuro sua moglie stava pensando al suicidio, anche se lui non l'ha mai sentita dire una cosa del genere apertamente. Inoltre Janine non ha mai provato a farsi del male. A questo punto l'investigatore Terry Michaels decide di mettersi in contatto immediatamente con i conoscenti più stretti di Janine. L'uomo quindi si fa dare tutti gli indirizzi delle sue amiche e dei suoi amici e dei suoi colleghi di lavoro, in quanto non ha ancora una pista da seguire, non sa esattamente cosa sia successo e spera che parlando con delle persone a lei vicine possa saltar fuori un indizio utile per iniziare a indagare seriamente sulla scomparsa con più decisione. L'investigatore quindi bussa alla porta di tutti gli amici di Janine e di tutti i suoi colleghi. È così che scopre che tutti, nessuno escluso, sono in ansia per la donna. Quando chiede il motivo di questa ansia, tutti, nessuno escluso, sostengono di essere preoccupati perché è da una settimana che non vedono Janine uscire di casa. Mai. Inoltre non hanno più notizie di lei perché non risponde neanche al cellulare, cosa davvero strana, Janine era solita rispondere sempre. Per il detective Michaels a questo punto non resta che chiamare i figli della donna e informarli che loro madre è una persona ufficialmente scomparsa. Tutti e tre i fratelli, quando sentono questa notizia al telefono, rimangono inebetiti. Non ci credono. Quindi il detective decide di andare in Vermont per fare quattro chiacchiere con questi tre ragazzi. Il detective quindi prima si reca da Robin e gli dà nuovamente la notizia di persona. L'uomo nuovamente rimane senza parole ed ora pensa al peggio. Non ci crede, sua madre non si è allontanata volontariamente. Per di più, nell'ultima settimana aveva anche evitato di rispondergli al telefono. Cosa davvero molto strana. Janine era solita sentire i suoi figli una volta al giorno. Come minimo una volta al giorno. L'investigatore a questo punto chiede a Robin di chiamare tutti i suoi fratelli in modo da poter discutere tutti insieme di questa faccenda. Il detective spera che i tre figli di Janine gettino luce sul caso della sua recente scomparsa. Dall'inizio delle indagini, bisogna sottolinearlo, sono passate appena 24 ore. E tutti i figli di Janine, Christopher, Robin e Darren, ammettono di non vederla spesso perché abitano in due stati diversi, ma sostengono di sentirla quotidianamente al telefono, anche più volte al giorno. I tre figli di Janine sono sempre stati molto 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 legati a lei, però nell'ultimo periodo effettivamente qualcosa era cambiato. A quanto pare anche loro sostengono che negli ultimi tempi era praticamente impossibile riuscire a parlare con lei al telefono. A rispondere era sempre Robert, il marito di Janine, diceva loro che la donna non stava bene, non voleva parlare al telefono, nonostante ciò la incoraggiava in continuazione a richiamarli, cosa che ovviamente non era mai avvenuta. Quindi, Janine era profondamente depressa, non voleva parlare con nessuno. Però questa cosa risulta strana e vi spiego subito il perché. La depressione di Janine per i suoi figli non è assolutamente una novità. Anche quando erano più piccoli assistevano a dei momenti di crisi di loro madre, che però era sempre riuscita a superare, in quanto il suo ottimismo prevaleva sempre in ogni circostanza, ma soprattutto assumeva dei farmaci che la facevano stare effettivamente meglio. Quindi col tempo Janine era riuscita a gestire questi suoi momenti di crisi. Ecco il motivo per cui Christopher, Darren e Robin non si riescono a spiegare queste chiamate senza risposta. Sanno anche loro che quando loro madre sta male e passa un periodo di crisi, cambia. Diventa apatica, non ha voglia più di far nulla. Ma risulta strano che stia così male da non voler parlare neanche con i suoi figli al telefono. Questa cosa in precedenza non era mai successa. Il detective Terry a questo punto spiega ai figli di Janine come e in che circostanze è scomparsa loro madre. Spiega loro dove hanno trovato la macchina. E immediatamente dopo questa informazione tutti e tre i fratelli scattano sull'attenti. C'è un particolare?
che a loro proprio non torna, ossia il luogo in cui hanno ritrovato la macchina di loro madre. Raccontano al detective che Janine in effetti in precedenza era solita parcheggiare la macchina in quel parcheggio di fronte all'auditorium, insomma. Il punto è che Janine non era assolutamente sicura quando parcheggiava lì. Si lamentava in continuazione per quel parcheggio sotterraneo, perché era poco illuminato, non riteneva quel luogo un posto sicuro in cui parcheggiare e aveva paura ad andare a recuperare la macchina dopo le prove con l'orchestra, in quanto la donna, andando e tornando dalle prove, aveva sempre con sé il suo strumento musicale, ossia un violoncello che, come vi ho già detto, non valeva proprio due spiccioli. La situazione si era risolta perché Janine a un certo punto aveva trovato un altro parcheggio sempre vicino all'auditorium, molto ma molto più illuminato, e quindi era solita parcheggiare la macchina in quel nuovo parcheggio, che per lei era più illuminato e quindi più sicuro. Dunque risulta strano che le autorità abbiano trovato la sua macchina con all'interno il suo strumento musicale in un parcheggio che lei stessa riteneva poco sicuro. Terry Michaels, dopo aver sentito i figli di Janine, decide di fare ulteriori controlli sulla macchina. Più precisamente fa misurare la distanza fra il sedile e i pedali della macchina per determinare l'altezza del guidatore che l'aveva posteggiata lì. Janine non era una donna alta, ma la persona che era al volante di quella macchina era decisamente più alta. Dunque, quella macchina non l'aveva posteggiata lì Janine. A questo punto la domanda è: se non aveva parcheggiato Janine, chi l'aveva fatto al posto suo? Questa scoperta ovviamente ribalta totalmente le indagini, in quanto ora quello di Janine non è più un caso di persona scomparsa, bensì è un caso di presunto omicidio. Però a questo punto emerge un altro problema, perché in questo caso mancano una miriade di elementi essenziali. Il corpo della vittima non si trova, non c'è una scena del crimine, non c'è un'arma del delitto, non c'è niente se non una denuncia di scomparsa e una macchina trovata abbandonata in un parcheggio. Questo vuol dire chiaramente che al momento non sono presenti indizi concreti per poter incriminare qualcuno. Quindi il detective non può far altro che cercare un movente plausibile per trovare Janine. Nei casi di omicidio, i moventi più soliti sono le sostanze, le cose intime oppure i soldi. Una di queste tre cose è spesso la molla che induce ad uccidere. I moventi ovviamente non sono solo questi, lungi da me affermare una cosa del genere, ma questi tre moventi sono i primi ad essere presi in considerazione in mancanza di altre prove concrete. Il detective Terry Michaels ha il fortissimo sospetto che dietro la scomparsa di Janine si celi proprio uno di questi tre moventi. Qual è però il movente giusto per questo caso? Parliamo del primo movente: le cose intime. A volte, anzi molto spesso, può esserci di mezzo un tradimento. È possibile che la moglie avesse scoperto Robert con un'altra donna e quindi volesse chiedere il divorzio? Questo potrebbe aver fatto scattare la molla a suo marito, in effetti. Parliamo del secondo movente, le sostanze. Onestamente per questo caso vedo questo movente molto, molto lontano. A meno che Janine non fosse dipendente da qualche sostanza, non vedo come un movente simile possa centrare anche solo lontanamente con un caso del genere, ma ehi, mai dire mai, eh? L'ultimo movente sono i soldi. Forse Janine prestava dei soldi a suo marito? Il marito le ha forse sottratto del denaro? Janine se n'è accorta e quindi Robert l'ha dovuta far fuori? Tutto è possibile. È possibile che Robert non sia il colpevole? Assolutamente sì. Il detective insomma indaga e scopre che non c'è di mezzo alcun tradimento. O almeno inizialmente prende in considerazione l'idea che Janine possa essere scappata con qualche amante. Ma questa ipotesi si rivela ben presto assurda. Janine era una donna semplice, molto innamorata, fedele, non avrebbe tradito mai nessuno. Le sostanze, conclude il detective, non possono essere un movente valido. Janine era una donna semplice, senza grilli per la testa o vizi. Tolti quindi questi due primi moventi, ne rimane solo uno: il denaro. In casi come questi è sempre necessario analizzare la situazione finanziaria della famiglia. Robert ha dichiarato che i due non avevano alcun tipo di problema dal punto di vista economico. Il detective però non è certo che questa affermazione corrisponda al vero, quindi decide di approfondire la faccenda ed ecco che spunta fuori un segreto che Janine serbava gelosamente. Non aveva detto questa cosa assolutamente a nessuno. Ma che cosa fa il detective? Va alla banca di Janine e ben presto scopre che i suoi conti correnti bancari erano totalmente azzerati. Janine su quei conti non aveva più neanche un dollaro. Aveva esaurito il fido delle carte di credito. Questo vuol dire che era sul lastrico. Il detective quindi comunica a Christopher, il figlio di Janine, la scoperta e gli chiede se era al corrente dei problemi economici di sua madre. Christopher però cade letteralmente dal pero. Non aveva idea che sua madre avesse dei problemi economici così seri. Per lui quella è una cosa assurda. Christopher dice al detective che per quanto ne sa sua madre era solita
annotare tutte le spese che effettuava per tenere sotto controllo i suoi risparmi. Non era una spendacciona, non aveva alcun vizio. Poi però di colpo Christopher si ricorda di una chiamata di sua madre. E col senno di poi, creda c'entri col caso. Christopher sostiene che una volta sua madre l'aveva chiamato per chiedergli se per caso, dopo qualche visita, sbadatamente, avesse preso qualche ricevuta delle sue carte di credito, in quanto risultavano dei mancati pagamenti su quelle carte di credito, ma solo perché Janine non aveva ricevuto la posta. Christopher ovviamente aveva risposto a sua madre che non era solito frugare tra le sue bollette, o ancora tra la sua posta. Lui neanche aveva mai visto quelle ricevute, non sapeva assolutamente di cosa sua madre stesse parlando. Il detective quindi indaga e dopo non molto tempo scopre dove sta l'inghippo. Infatti si reca dai postini che sono soliti consegnare la posta a casa di Robert e di Janine. E ben presto scopre che quest'ultimo si faceva trovare ogni giorno davanti alla cassetta della posta, in attesa che arrivassero i postini. Era lui a ricevere la corrispondenza, se ne occupava solo Robert. E Janine era all'oscuro della sua situazione finanziaria, cosa che, permettetemi di dire, credo sia assurda. Ci sta che in una coppia solo uno dei due partner faccia qualcosa, come andare a prendere la posta. Non c'è alcun problema. Ma se in quella coppia si hanno conti separati, credo sia il minimo informarsi su quale sia la propria situazione finanziaria. Probabilmente Janine si fidava ad occhi chiusi di Robert, però quest'ultimo era un furbacchione. Effettuava in continuazione prelievi dai conti correnti di Janine di nascosto, ma non era ancora chiaro in che modo avesse speso quei soldi. Cosa aveva acquistato Robert? Per poter scoprire il segreto di Robert, il detective Michaels sa a questo punto che deve riuscire ad entrare in casa sua. Ha necessariamente bisogno di un mandato di perquisizione. E già al primo colpo, Michaels trova le risposte alle sue domande. Infatti, durante la perquisizione entra in una stanza piena zeppa di computer. Scopre così che Robert non aveva solo comprato una marea di computer, ma anche parecchi programmi informatici. Mentre l'investigatore è lì che cerca di capire che tipo di sistema abbia creato Robert, si ritrova quest'ultimo dietro di lui che lo fissa con fare minaccioso. Michaels chiede a Robert di allontanarsi perché si sente a disagio. Di conseguenza, il detective chiede a Robert di uscire dalla stanza. Robert risponde: "Ma certamente", indietreggia di due passi e rimane lì, così, a fissare l'investigatore. Michaels a questo punto non può far altro che chiedersi perché Robert si stia comportando in questo modo. Gli sta col fiato sul collo, sembra preoccupato. Forse ha paura che Michaels trovi degli indizi importanti che lo inchiodino? In ogni caso, l'investigatore a un certo punto sospetta che Robert abbia un'arma nascosta lì da qualche parte con lui. Quindi gli chiede nuovamente, cortesemente, di allontanarsi. A questo punto Robert se ne va. Senza Robert tra i piedi, Michaels in effetti fa una scoperta alquanto sconcertante. Infatti si siede alla scrivania e nota una cartelletta di cartone alla sua destra. La afferra, la apre e scopre una pila infinita di assegni. Robert ne aveva compilati a decine e decine. In pratica Robert aveva messo in atto un'operazione di falsificazione. Quando una persona falsifica assegni per il proprio tornaconto personale, per poi cercare di nascondere tali azioni a chi si fida di lei, a quel punto c'è una sicurezza. Quella persona, per soldi, farebbe di tutto. L'unica differenza tra questo reato e una rapina è solo l'arma con cui il soggetto colpisce. C'è chi usa un coltello, una pistola, e chi usa un computer e un assegno. È la stessa identica cosa, compiuta però con armi diverse. Nonostante questa scoperta, che di certo non è da sottovalutare, nonostante tutto ciò che è accaduto e che il detective ha scoperto, la posizione di Robert non cambia. Non cambia. Più o meno, diciamo così. Possono sicuramente accusarlo per truffa, ma nessuna prova lo collega direttamente alla morte di Janine, né dimostra che Robert le abbia fatto fisicamente del male. Questa scoperta dimostra semplicemente che Robert avrebbe avuto un movente valido per commettere questo omicidio, ma non dimostra la sua colpevolezza. Michaels non ha ancora scoperto cosa ha nascosto Robert in quei computer, ma analizzando la loro memoria scopre il segreto che si cela dietro la sorte della povera Janine. Robert in quei computer aveva nascosto prove ogni minuto, di ogni ora, di ogni giorno. La sua vita era una menzogna. Una bugia esisteva per coprire l'altra. Aveva mentito così tanto e così a lungo da credere alle sue bugie. Insomma, aveva parecchi scheletri nell'armadio, Robert, e li aveva anche nascosti bene. La prima scoperta inquietante che fa l'investigatore si trova nella cronologia di navigazione del computer di Robert. Aveva ripetutamente cercato su internet un modo per uccidere qualcuno senza lasciare traccia. Le ricerche sono diverse, ad esempio, alcune recitano:
come uccidere qualcuno a mani nude, come affrontare il rigor mortis, come liberarsi di un corpo gettato in un lago per fare in modo che resti a fondo. Negli hard disk dei computer vengono trovate parecchie mappe topografiche dei laghi della zona. E Robert non era né un pescatore né aveva intenzione di fare una gita al lago. Quindi, perché sono presenti tutti questi elementi così sospetti nel computer di Robert? Purtroppo, però, anche in questo caso la situazione non cambia e questa cosa rende il detective sempre più frustrato. Quella scoperta, per quanto importante, di nuovo non avvicina gli investigatori al ritrovamento di Jeanine. Continua a non esserci un'arma del delitto, non c'è una scena del crimine, non c'è il suo corpo. A questo punto Michaels prende una decisione, decide di affrontare Robert, va a casa sua e gli dice chiaramente: sappiamo entrambi cos'è successo a Janine. Lo sai tu, lo so io, ma solo tu sai dove si trova il corpo e i suoi figli hanno il diritto di darle degna sepoltura. Robert guarda il detective spaesato e gli dice: ma mi scusi, pensa che sia stato io? Pensa che sia io il colpevole? Sarò il tipo con cui lui andrebbe a cena fuori? Non sarò il tipo con cui vorrebbe che sua figlia uscisse, ma non sono un assassino. Non ho ucciso Janine, quindi esca dalla mia casa. Ora! Michaels esce da quella casa e continua a non avere nulla in mano. Ha provato a far confessare Robert, ma non ce l'ha fatta. E senza confessione a un cadavere è impossibile dimostrare che Robert abbia fatto del male a Janine. Il procuratore distrettuale non può certo incriminarlo per delle ricerche su internet. Michaels, però, lo sa, se lo sente. Janine non è più in vita. Ed il colpevole, ne è sicuro, è suo marito, Robert. Non potendo accusare Robert di omicidio, Michaels opta per la soluzione migliore e decide di imputargli il reato di truffa. Robert quindi ora è dietro le sbarre. L'investigatore però non è per niente soddisfatto. Sta chiaramente prendendo tempo perché è consapevole sia lui l'assassino. Deve solo raccogliere le prove per dimostrarlo. Michaels quindi incomincia a fare di nuovo tanti giri di chiamate. Parla sempre con le stesse persone, parla con le amiche di Janine anche 10 volte. Porta i testimoni quasi all'esasperazione per riuscire a cogliere anche solo una virgola in più di ciò che ha già scoperto. Alla fine però l'investigatore non riesce a trovare nessuna informazione in più e Robert esce su cauzione. Michaels però continua ad essere convinto che Robert sia un assassino che ora è pure a piede libero. Gli investigatori dunque decidono che è giunto il momento di alzare il tiro. Sbattono la notizia sui giornali, in prima pagina. Fanno pubblicare la sua foto con la notizia che Robert Patrick è stato condannato per truffa. Poi attendono che succeda qualcosa, che qualcuno, leggendo la notizia, li contatti. Una donna di Atlanta di nome Ann Johnston apre il giornale e si ritrova Robert in prima pagina. Di conseguenza chiama immediatamente la polizia di Durham, dicendo che c'è il suo fidanzato sul giornale. I due si conoscevano dal liceo e Robert aveva fatto intendere ad Ann di essere interessato a rivederla per frequentarla. Gli aveva detto di essere un uomo single, mai sposato. La verità è che Robert andava e tornava da Atlanta con i soldi di Janine a sua insaputa. Robert ed Anne avevano una relazione e la donna non dubitava assolutamente di lui né della sua fedeltà. Quella donna non vedeva l'ora di sposarlo e di vivere insieme a lui in quanto, per l'appunto, abitavano lontani. Ma Robert le aveva promesso che avrebbe cercato lavoro proprio nella zona di Atlanta, proprio per poter iniziare una frequentazione più assidua con lei. Anne, quando parla con la polizia di Durham e scopre la verità, rimane totalmente scioccata. Il punto è che il segretino scoperto da Michaels è nulla in confronto a quello che sta per scoprire. Robert aveva costruito una montagna di menzogne e quella era solo la cima. Ovviamente la testimonianza di Anne, la fidanzata segreta di Robert Patrick, segna una svolta nelle indagini, fortunatamente. E infatti ben presto emerge che Robert si era messo con Anne perché i suoi genitori erano incredibilmente ricchi. Ai suoi occhi quindi quella donna non era nient'altro che un trofeo. Il punto è che quello ai danni di Anne non è l'unico raggiro inventato da Robert. Anzi, Anne probabilmente sarebbe stata la prossima, la donna dopo Janine. Quando l'indagine viene resa pubblica, la polizia viene subissata di telefonate di altre vittime segrete. All'improvviso un gran numero di donne inizia a chiamare l'ufficio del procuratore distrettuale per confessare i soprusi subiti da Robert. Si scopre ben presto quindi che l'uomo si è specializzato nel corteggiare donne sole con il solo intento di prosciugare i loro cospicui conti in banca. Alla fine, tutte quelle donne, nessuna esclusa, avevano scoperto, controllando i loro conti bancari, di non aver più neanche un soldo. Robert a quel punto, sentendosi smascherato, spariva. Insomma, raccoglieva le sue cose, girava i tacchi e se ne andava.
in quanto aveva già individuato la donna successiva con cui approcciarsi. Col tempo quindi Robert aveva collezionato una serie di raggiri ai danni di donne ricche. Ne sfruttava una e ne trovava un'altra, senza mai fermarsi. Questo vuol dire che Robert probabilmente non ha mai vissuto onestamente in vita sua. Non c'è una sola persona che abbia avuto una relazione con lui e non ne sia stata vittima successivamente in un modo o nell'altro. Tuttavia, c'è un punto importante qui, perché nessuna delle donne raggirate in precedenza era sparita. Anzi, tutt'altro, era Robert che levava i tacchi e spariva e non si faceva più vedere manco col binocolo. Dunque, la domanda sorge spontanea: che cosa diavolo aveva di diverso Janine? Michaels e i suoi figli sostengono che Janine avesse qualcosa che la distingueva nettamente dalle altre donne, anche se di base Robert mirava sempre allo stesso tipo di donna, come ad esempio donne con scarsa autostima o vulnerabili dal punto di vista emotivo. Per lui erano semplici prede, quindi meglio puntare quelle donne con dei punti deboli su cui sapeva far leva. Janine però era completamente diversa. Suo figlio Robert dice chiaramente che se l'avesse scoperto, sua madre l'avrebbe mandato in prigione senza pensarci due volte. Se avesse scoperto la cosa, insomma, Janine non se ne sarebbe stata in silenzio e in disparte. E purtroppo Janine aveva scoperto questa cosa. I detective e i figli di Janine ipotizzano insieme che la donna avesse messo con le spalle al muro Robert. Lo avrebbe fatto arrestare senza alcun timore. E Robert lo sapeva, si era reso conto che gliel'avrebbe fatta pagare. Ma soprattutto sarebbe andato in carcere. Michaels e i figli di Janine sono convinti che per Robert Patrick ucciderla fosse l'unico modo per tenere nascosta la sua vita segreta. Forse Janine aveva scoperto le sue truffe, le relazioni con le altre donne, aveva scoperto le bugie che Robert aveva costruito negli anni. Ecco perché Robert ha dovuto farla fuori. 4 mesi dopo la scomparsa di Janine, nel maggio del 2003, due pescatori a False Lake, nella Carolina del Nord, dichiarano di aver trovato ciò che pensano siano dei resti umani lì nel lago. Una squadra di salvataggio poi ha trovato un grosso involucro. I teli erano più di uno ed erano tenuti insieme da delle catene. Inoltre alle catene erano attaccati anche dei blocchetti di cemento a mo' di pesi. Quel corpo è di Janine. Robert si era liberato di lei buttandola da un ponte che dà su False Lake a Durham. Il medico legale, dopo aver esaminato la dentatura, conferma l'identità di Janine. È così che Robert viene arrestato e a processo esce fuori che Robert ha denunciato la scomparsa di Janine solo quando Robin, uno dei figli di Janine, gli ha detto che si sarebbe recato a casa sua se non fosse riuscito a parlare con sua madre entro poco. Pochissimo tempo. L'accusa presenta una serie di testimonianze che mostrano una storia di relazioni extraconiugali. Al processo ovviamente non manca Anne Johnston, che testimonia raccontando la sua versione dei fatti. Ha conosciuto Robert al liceo, ma hanno iniziato a frequentarsi anni dopo, quando i due si sono ritrovati per caso verso la fine del 2001. All'inizio del 2002 Robert era sposato con Janine, ma nonostante questo ha chiesto anche ad Anne di sposarlo. Anne, dal canto suo, ovviamente non aveva idea che Robert avesse una moglie. Un'altra donna, Celeste Coleman, testimonia dicendo che pochi giorni prima che Robert denunciasse la scomparsa di sua moglie, nel gennaio del 2003, si era avvicinato a lei in un bar a Durham. Celeste sostiene che Robert si era avvicinato a lei al bancone del bar, si era seduto, aveva ordinato qualcosa da bere e poi semplicemente aveva detto: "Mia moglie è morta ed io sono arrabbiato per questo". Celeste voleva dimostrarsi cortese, sebbene non gliene fregasse una cippa. Quindi aveva chiesto a Robert di cosa fosse venuto a mancare la sua povera moglie. Robert le aveva risposto con sicurezza: "È morta di cancro". Un'altra donna che a quanto pare aveva vissuto con Robert per 4 anni nella prima metà degli anni 90, prima che Robert incontrasse Janine, ha testimoniato dicendo che l'imputato l'aveva mollata da un giorno all'altro, lasciandola praticamente sul lastrico, senza neanche un soldo. Un'altra donna, Alison Damor, di Greensboro, una città sempre situata nella Carolina del Nord, ha detto ai giurati che Robert le aveva svuotato il conto in banca per acquistare centinaia di dollari di apparecchiature informatiche con la carta di credito intestata a suo figlio. Poi ecco che sul banco dei testimoni arriva un addestratore di cani da cadavere. Durante una perquisizione a casa di Robert e Janine, un cane ha rilevato odori di resti umani in camera da letto e nel bagagliaio dell'auto di Robert. L'accusa a questo punto afferma sicuramente che Robert ha fatto fuori sua moglie. E la cronologia di ricerca del suo computer lo dimostra, quella è una prova schiacciante. L'uomo ha messo nei preferiti degli articoli intitolati 22 modi per uccidere un uomo o una donna a mani nude. Quanto ci mette un corpo a decomporsi?
Quanto è profondo False Lake nella zona di Durham, nella Carolina del Nord? Quest'ultima ricerca è davvero assurda, in quanto questo lago si estende per tre contee presenti nella Carolina del Nord: la contea di Durham, la contea di Wake e infine la contea di Greenville. Tre ricerche fanno tre indizi. E si sa che tre indizi formano una prova. Questa è una prova inequivocabile. Robert ha cercato su internet come uccidere Janine a mani nude. Poi ha cercato di informarsi su rigor mortis. Voleva sapere quanto tempo ci avrebbe messo quel corpo a puzzare. E infine ha cercato addirittura il posto migliore per zavorrarlo in un lago. Nella zona più adatta, sì, però nella sua contea. Robert in tribunale decide di rappresentare se stesso. E questa non è una novità in realtà. Altri serial hanno fatto questa cosa come Ted Bundy. Robert però non era un serial, era un truffatore. Per quanto mi riguarda, questa scelta dimostra che l'arroganza di questo uomo non ha limiti. Robert in sua difesa ha sostenuto che non ci fossero prove fisiche che lo collegassero all'omicidio. Sì, era un truffatore, ma non un assassino. Alla fine però, la decisione di rappresentare se stesso non è che sia stata poi così tanto lungimirante. Il 29 novembre del 2005, dopo circa 2 ore di deliberazione, Robert Patrick viene condannato al carcere a vita senza condizionale. L'uomo rimane incarcerato presso l'Arnett Correctional Institution di Lillington, nella Carolina del Nord. Detto questo, ragazzi e ragazze, io ho finito di parlare in questo video. Spero che questo caso possa essere stato di vostro interesse. Fatemi sapere chiaramente cosa pensavate di questo caso. Lo conoscevate già? Potete lasciarmi tutti i commenti che volete qui sotto. Io nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.